Io non considero l'atteggiamento di alcuni paesi egoista nel momento in cui decidono di difendere le proprie frontiere, anzi, io lo considero un atteggiamento di estremo coraggio, perché se è vero, e io credo che sia vero, come spesso viene detto, che il fenomeno dell'immigrazione, il contrasto all'immigrazione clandestina e la gestione dei flussi migratori è un fenomeno globale. La risposta deve essere globale e quindi io credo che la comunità internazionale doveva e deve intervenire in maniera seria. Poiché la comunità internazionale non interviene, ad esempio l'ONU, perché Ban Ki-moon è venuto ad esempio in Italia, ha fatto un giro con Renzi nel Mediterraneo e poi è ritornato nel suo palazzo. Siccome non c'è questa risposta globale e siccome l'Europa sta dimostrando la sua incapacità e il suo suicidio politico nella gestione del fenomeno Allora lei dell'immigrazione, dice io credo che rimandiamo sia tutti via, ma come? naturale, sacrosanto, uno strumento di legittima difesa da parte degli Stati membri e da parte degli Stati nazionali nell'esercizio della propria sovranità a difendere confini, a difendere frontiere e a difendere gli interessi degli Stati nazionali. A difendere Tanti lo stanno frontieri da un facendo. assalto di persone che sono in condizioni di miseria, disperate, sono quelle che abbiamo visto, non è che sono assalti Nella di altro tipo. chiarezza Questo, e noi quindi è il l'abbiamo coraggio sempre, di e noi assistere. l'abbiamo sempre detto che bisogna distinguere in maniera chiara e netta tra i soggetti, tra le persone e gli individui che scappano dalla guerra, dalle persecuzioni e Però dalle di torture, questi quindi dai stiamo ancora siriani parlando, stiamo parlando dei rifugiati politici, e da chi infatti, invece per è un ora. rifugiato politico. Allora,